Ciao a tutti ragazzi, oggi devo fare un video che non avrei mai pensato di fare perché è un video in cui farò un appello a tutti i giocatori FPS o anche ad altri giocatori a vedere questo gioco. Si chiama Revenge of the Cats Ethernet. Potrete già immaginare che questo è un gioco freeware, è un gioco indie, ma come vedete è un bel gioco. Allora io cosa vi devo chiedere? Vi devo chiedere di scaricarlo e di giocarci, perché qui non ci gioca nessuno. È un po' di tempo che è messo su internet e come vedete questo è il risultato. Cercando su internet non c'è nessuno, ci sono solamente 6 istanze aperte e non c'è nessuno che ci giochi, ma non nessuno in Italia, non c'è proprio nessuno. Entriamo nella stanza con ping minore e vi faccio vedere un po' il gioco, perché quando lo vedrete io spero che tutti vi butterete a giocarci. Questo è un gioco buono, molto buono. Chiaramente non è come quelli. Adesso per chiudere qua. Ok. Non è come quelli della EA Games, però c'è cioè, la grafica potrà anche sembrare un po' stupida all'inizio, un po' in fase beta, però il gameplay è ottimo, eh. Adesso allora, voi si inizia con questo pallina di luce che siete voi praticamente e dovrete accumulare un po' di energia. Sarete in questa fase di non so, in questa fase di personaggio, diciamo, solamente all'inizio e quando morite. Quindi, quando morite, ovviamente dovete accumulare un po' di energia spostandovi fra i vari spazi che avete voi, ovvero del vostro stesso colore. Fatto questo, adesso sto cercando il tasto, scusate, dovete schiacciare il tasto OK Tab, col quale diventerete proprio il personaggio FPS. Qui purtroppo non c'è nessuno, non si può giocare in due, o meglio sì, si può giocare in due, ma non ci sono avversari creati dal computer, quindi sto proprio cercando qualcuno per giocarci. Si può giocare LAN, sì, però non ho al momento nessuno. Anche perché non ho una connessione, non ho una rete LAN con amici e altri. Ok, qui sono morto adesso per farvi vedere. Allora, adesso infatti diventate questa pallina, accumulate tutta questa energia. Ok, adesso avete accumulato l'energia. Vi faccio vedere come conquistare uno spazio. Questo è uno spazio blu, quindi avversario. Andandoci sopra lo conquistate, semplicissimo. Morire è abbastanza facile, anche perché rischiate di morire da soli quando. Vabbè, prima vi ho fatto vedere come quando cadete nell'acqua, o addirittura quando fate un salto molto alto. Ad esempio qui dovrei perdere un po' di energia. No, niente. Comunque, come vedete, è un gioco abbastanza buono. Cioè, io di quelli che ho visto i giochi indie, questo qui forse è uno dei migliori. Ecco, vedete, ho perso un po' di energia adesso. Il gioco finisce ovviamente quando avete conquistato tutti gli spazi blu, tutti gli spazi dell'avversario. Quindi in questo caso sono spazi blu. Se ero blu, dovevo conquistare tutti gli spazi rossi. Adesso vi prego, scaricate questo gioco che ovviamente metto nel link. Facciamo una partita, tanto per provare, magari faccio anche un gameplay con voi. Faccio un video con voi. Adesso vediamo se ho tempo, finisco qui. Ok, sì, manca poco.
Ah, se non l'avete notato, la mappa di tutto il gioco è in basso a sinistra. Adesso, infatti, manca l'ultimo pezzo e dovrei aver finito. Ok, rosso ha vinto. Allora, vi ho già detto il link. Vabbè, per uscire qui, disconnetti. Il link ve lo metto nelle info del video. E spero tanto di trovare qualcuno. Magari mi scrivete, mi mandate un messaggio, scrivete nei commenti qualcosa se siete interessati e vi dico magari l'orario in cui posso giocare e facciamo una partita insieme. Ciao a tutti da Magicolo e alla prossima.